Dopo i mesi di chiusura dovuti all'emergenza coronavirus, da oggi ha riaperto ai visitatori la Basilica di San Lorenzo a Firenze, che dal 18 maggio era tornata ad accogliere la celebrazione delle messe. In questo primo giorno sono stati oltre 300 i visitatori per i pulpiti di Donatello, la Sagrestia Vecchia e la controfacciata di Michelangelo. Nel fine settimana sarà possibile la visita completa, compresi i sotterranei, i monumentali e la tomba di Cosimo il Vecchio dei Medici. Una riapertura resa possibile dalla riorganizzazione, dalla rimodulazione dei servizi e da una collaborazione tra Parrocchia di San Lorenzo, Opera Medicea Laurenziana e Cooperativa Opera d'Arte. Ma sentiamo Paolo Padoin, presidente dell'Opera Medicea Laurenziana. Una riapertura che va dal lunedì al giovedì, riaperta la basilica, quella che vedete, dal venerdì, sabato e domenica pomeriggio abbiamo tutto il complesso riaperto, quindi non soltanto la basilica, il Museo del Tesoro, il chiostro monumentale e la visione della tomba di Cosimo dei Medici. Un giro che è molto interessante, fra poco avremo anche un'app innovativa che verrà stampata sul telefonino di ciascun visitatore che potrà sentire in sette lingue l'illustrazione delle meraviglie che sono dentro San Lorenzo.